Ecco, buonasera, benvenuti sulla TV dei Triari. Oggi ehm, parliamo, abbiamo un ospite che è un volto familiare per eh, i nostri ascoltatori, il Reverendo Don Samuele Ceccotti, che saluto, e c grazie. E ci introdurrà alla festa che, alla solennità che celebreremo tra due giorni dell'Immacolata dell Concezione. Come ehm, abbiamo detto nella presentazione di, di questo video, è uno dei misteri più importanti e decisivi della nostra fede ed è particolarmente importante meditarlo oggi, che è un giorno particolare. Oggi usciva il famoso cosiddetto Super Green Pass che è questo eh, inasprimento del decreto de del Green Pass, questo provvedimento che ha proprio lacerato il tessuto politico, sociale, economico del nostro paese. E capita spesso di trovarsi proprio sconfortati di fronte a queste realtà, perché abbiamo visto che... A poco sono valsi anche le manifestazioni di piazza, eh, le evidenze scientifiche, i vari fatti che si cercano di contrapporre a questa propaganda che proprio imperversa, dilaga. E quindi viene proprio naturale rivolgersi alla nostra mamma celeste, all'immacolata concezione, a colei che schiaccia la testa del serpente. E quindi proprio pensando a questo... Eh, Ringrazio Don Samuele e gli lascio la parola. Grazie. Grazie a lei e grazie alla Confederazione dei Triari, la Triari Web TV per questo invito. È per me una gioia poter condividere con voi una riflessione sul mistero della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Come veniva detto nell'introduzione, e riflettere su questa gloria che caratterizza la, la Beata Vergine Maria proprio nel giorno in cui in Italia eh, subiamo l'ennesima ingiustizia, l'ennesima costrizione, l'ennesima violazione dei nostri diritti eh, naturali prima ancora che costituzionali delle nostre libertà, ecco, diventa motivo non solo di consolazione ma anche la fonte per. Eh, ricaricare spiritualmente le nostre, le nostre motivazioni più profonde e trovare nuovo slancio per un impegno a favore della verità, della giustizia, del bene comune e della, del diritto naturale, così ferito in questi ultimi, in questi ultimi due anni da, da, purtroppo da, da chi ci governa. Ebbene, eh, la solennità che eh, celebreremo l'8 dicembre la solennità dell'Immacolata Concezione è certamente nel calendario liturgico il giorno più caro ai cattolici tra le festività mariane. Infatti eh, tutti, tutti noi siamo cresciuti e in qualche modo pensando all'8 dicembre come la grande festa mariana per eccellenza. E questo perché non solo perché essendo collocata nel mese di dicembre in qualche modo la viviamo già un po' dentro il clima natalizio, ma perché il dogma che viene celebrato, cioè quello dell'Immacolata Concezione di Maria, è, potremmo dire così, uno dei più, eh, dei più cari alla fede cattolica. Certamente il dogma nella sua formulazione magisteriale è relativamente recente, risale a Papa Pio IX, quindi è un dogma che si colloca nella contemporaneità della Chiesa cattolica. Nel 1854, ma la verità che questo dogma definisce è antica quanto è antica la Chiesa. E eh, la fede del popolo ha sempre. Eh, Coltivato questa verità antica e bella. Il problema, semmai, era sotto il versante intellettuale, cioè era un problema di natura teologica, eh, comprendere la dicibilità eh, razionale di questo mistero. Però, per arrivare a questo, diciamo prima, in estrema sintesi, in cosa consista la verità di fede che professiamo e celebriamo relativamente all'Immacolata Concezione di Maria. Ebbene, dire Immacolata Concezione di Maria significa affermare che la Vergine Madre di Dio non ha avuto alcuna ombra di peccato. Ovviamente non il peccato personale, quello è scontato, cioè Maria Santissima non ha mai scelto di compiere il male ma non ha neppure contratto il peccato originale nell'istante della sua concezione. Ecco perché il titolo di Immacolata Concezione significa che quando la Vergine Maria fu concepita nel grembo di sua madre, eh, a differenza di tutti gli esseri umani che contraggono il peccato originale, ovvero sia tutti noi uomini, siamo stati concepiti e segnati dal peccato per in quanto discendenti di Adamo, quindi in quanto partecipi di quella natura umana ferita dal peccato dei progenitori. Ebbene, questa condizione di partecipi del peccato di Adamo, propria di ogni essere umano, ecco che a Maria fu risparmiata, cioè Maria ricevette da Dio l'anima come tutti noi, noi ogni essere umano quando è concepito dai propri genitori, eh, Dio infonde l'anima, quindi c'è il corpo e c'è l'anima infusa direttamente da Dio. E nell'istante dell'infusione dell'anima, quindi nel momento in cui si eh, viene ad essere la nuova persona, nell'istante appunto del concepimento, ecco che tutti gli uomini sono segnati dal peccato originale, che è questa, potremmo dire così, questa eredità della colpa antica dei progenitori di Adamo ed Eva. A questa colpa antica è sottratta la beata Vergine Maria. Quindi la Vergine Santissima è la creatura che non porta l'ombra del peccato, non porta in sé il peccato dei progenitori di Adamo ed Eva. Questa è una verità, dico, cara a ogni cattolico e da sempre creduta. Ma eh, la difficoltà stava dal punto di vista della razionalizzazione teologica di questa, di questa verità. Perché? Perché il problema si poneva nel conciliare questa gloria di Maria, questo privilegio di Maria, con l'universale opera di redenzione di Cristo. Alcuni teologi, anche molto valenti, basti tra tutti il nome di Tommaso d'Aquino, facevano difficoltà anzi consideravano non risolvibile questo problema cioè si diceva se Cristo è il Redentore universale ciò significa che tutti gli esseri umani debbono essere redenti da Cristo quindi non c'è nessun essere umano che non abbia bisogno della redenzione di Cristo Maria Santissima è un essere umano dunque anche Maria Santissima ha bisogno della redenzione di Cristo, dunque anche Maria Santissima avrebbe contratto il peccato originale, di cui appunto necessitava la liberazione. Ora, questo argomento non è che sia falso nelle premesse, è errata la conclusione, cioè le premesse sono corrette, tutti gli uomini hanno bisogno della redenzione di Cristo. Cristo è il redentore universale, Maria Santissima è un essere umano. Queste tre premesse sono tutte e tre corrette. L'errore sta nella conclusione, cioè nell'affermare che Maria Santissima dunque ha contratto il peccato originale. Questa, la soluzione a questo apparentemente irrisolvibile problema teologico è frutto del genio di un altro grande teologo medievale, il beato Dunscoto. Eh, potremmo dire così il grande, eh, il grande riferimento intellettuale del mondo francescano? Ebbene, Dun Scotto come risolve il problema? Daun Scotto risolve il problema affermando che l'opera della redenzione compiuta da Cristo si può dare in due forme: una potremmo dire ordinaria e una straordinaria, eccezionale, singolarissima, che vale appunto solo per la Vergine Maria. La via ordinaria della redenzione è quella che tutti noi abbiamo sperimentato il giorno del nostro battesimo. Quindi, l'essere umano viene concepito con il peccato originale, questo peccato eh, segna la persona umana, cioè la inclina al male, la fa succube, la fa dominata dalla concupiscenza, la induce diciamo a, al peccato, eccetera, eccetera. E questa condizione di eh, segnati dal peccato necessita l'intervento della grazia, l'intervento di Dio a liberarcene e la via ordinaria per essere liberati dal peccato è il battesimo. Quindi, il giorno del nostro battesimo noi siamo stati liberati dal peccato originale e da ogni altro peccato commesso fino a quel momento, quindi se uno riceve il battesimo d'adulto, gli vengono rimessi anche tutti i peccati personali commessi fino a quel momento. Bene, questa però è la via ordinaria. Dun Scoto dice giustamente che esiste anche una redenzione preservativa, cioè che preserva dal peccato, non che libera dal peccato, ma preserva dal peccato. Questa redenzione che preserva dal peccato, prima che il peccato venga contratto, è propriamente la redenzione di cui ha beneficiato la Vergine Maria. Quindi anche la Vergine Maria ha beneficiato della redenzione, ma ha beneficiato della redenzione in termini eccezionalissimi, valid validi solo per lei, appunto venendo preservata dal peccato. Quindi, Potremmo anche dire, come peraltro dice la bolla di Pio IX che proclama il dogma, che Maria Santissima è stata preservata dal peccato originale per i meriti futuri di suo figlio Gesù Cristo. Quindi è sempre Gesù Cristo che redime, anche Maria è stata redenta, ma è stata redenta in modo singolarissimo preservandola dal peccato. Ecco allora spiegato in estrema sintesi il dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi eh, la Vergine Santissima è concepita senza il peccato originale e in quanto concepita senza il peccato originale realizza nella sua umanità il progetto originario di Dio sull'uomo, perché Dio ha pensato l'uomo senza il peccato. Il peccato è una lesione, è una, è una menomazione, è una ferita al progetto di Dio progetto originario di Dio era l'umanità maschio e femmina adamo ed eva senza il peccato originale quindi nella integrità della natura nello stato di grazia e con i doni preternaturali che sappiamo caratterizzavano la vita edenica ora Maria Santissima in quanto creatura umana preservata dal peccato originale quindi in uno stato di natura integra di pienezza di grazia, come era nella mente originaria di Dio. Quindi Maria Santissima rappresenta l'essere umano come Dio lo ha pensato, quindi nella sua perfezione, nella sua perfezione pensata e voluta da Dio. E allora voi capite la grandezza del dogma che celebriamo: non celebriamo solamente un privilegio, potremmo dire uno un aspetto che dà onore, che dà gloria alla Vergine Maria, ma diciamo che nella Vergine Maria si realizza lo sguardo di Dio, il progetto di Dio sull'uomo e eh, Maria è la creatura perfetta. Ecco, questo è il punto. Anche la natura umana di nostro Signore Gesù Cristo è creaturale. Però nel caso di nostro Signore Gesù Cristo non siamo di fronte a una persona umana, perché la persona di Cristo è la persona divina in due nature, divina e umana, ma la natura umana di Cristo è unita nell'unica persona del Verbo. Quindi il nostro Signore Gesù Cristo non è una persona umana, è una persona divina che assume la natura umana. Invece Maria Santissima è una semplice creatura. Maria Santissima non è divina, è umana, è un essere umano. Ma è un essere umano perfetto nella sua assoluta perfezione. E questo però perché? Perché uno potrebbe anche porre la domanda: ma per quale ragione Maria Santissima è stata scelta da Dio per un privilegio tanto grande, per una gloria tanto grande? Ecco, la radice di questo, come di tutti i privilegi mariani, è la maternità divina. Maria è sempre vergine, Maria è l'immacolata. Maria è assunta in cielo perché è la madre di Dio. Quindi è la maternità divina, il suo legame personale unico con Cristo che dà ragione di tutte le glorie che il cielo ha voluto adornare la Vergine Santissima. Quindi non, non c'è mai questa assurda... Contrapposizione che invece purtroppo certi teologi moderni vogliono, vogliono così artificialmente presentare tra Cristo e Maria, quasi che avrete senz'altro sentito polemiche del tipo, ah, ma se si esagera nell'esaltare, nel celebrare la Madonna, si toglie qualcosa a Cristo, si è un po' meno cristocentrici. No, è vero l'esatto contrario, perché tutta la gloria di Maria sta nel suo essere la madre di Dio. Quindi potremmo dire così che tanto più si celebra Maria, tanto più si, si riconosce la, 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 la grandezza divina di Cristo, perché tutto quello che noi crediamo di, della Vergine lo crediamo in ragione della, su, della sua maternità divina. Quindi, la Vergine Santissima, in quanto Madre di Dio, è preservata da Dio dal peccato originale, è preservata da Dio nella sua verginità, prima, durante e dopo il parto, è assunta in cielo, cioè è resa partecipe della gloria celeste in anima e corpo, e così via. Quindi, potremmo dire così che se noi veramente capiamo, capiamo per come può l'essere umano in questo stato... Terreno, capire i misteri divini. Ma se noi capiamo il mistero della maternità divina, cioè il fatto che Maria Santissima non sia la madre solamente del corpo di Cristo, non è la madre di un corpo, è la, è la madre di una persona e la persona è quella divina del Verbo. Quindi, Maria è la madre di Dio. Maria è allo stesso tempo creatura di Dio, ma anche madre di Dio. Allora, se noi capiamo questo, cioè questo vincolo, Assoluto, eh, singolare perché solo ella è la madre di Dio, non ce ne sono altre, eh, un vincolo eh, di, una, come dire, di una intensità insuperabile perché il vincolo tra una madre e un figlio non è paragonabile a nessun'altra nessun relazione. Ebbene, se noi capiamo questo, capiamo anche l'immacolata concezione di Maria, perché solamente una creatura perfetta, solamente una donna libera da qualunque vincolo con il peccato nella condizione originaria, cioè come Dio voleva che fossero le donne e gli uomini, nel caso di Adamo, ma diciamo una donna che rispondesse perfettamente a quello che è il progetto di Dio sull'essere umano, solo una creatura così poteva essere la madre di Dio, poteva accogliere nel suo grembo il figlio eterno del padre. Allora, la preservazione di Maria dal peccato è in ragione di Cristo, è perché Maria doveva diventare la madre di Cristo e sono sempre i meriti di Cristo a rendere la madre immacolata. Quindi, vedete il doppio legame con Cristo, Maria è voluta da Dio immacolata perché sarebbe dovuta diventare la madre sua, ma allo stesso tempo Maria è immacolata perché è redenta. In modo singolarissimo, cioè come preservazione dal peccato, in ragione dei meriti futuri di Cristo. E quali sono questi meriti futuri di Cristo? Beh, sono il sacrificio unico ed eterno di Cristo sulla croce. Quindi è la croce di Cristo che redime tutti noi e redime anche Maria. Solamente che noi ci redime liberandoci dal peccato già contratto, Maria la redime preservandola dal peccato prima che venga contratto. Allora, vedete quanta luce eh, promana da questo mistero, da questa, dalla contemplazione della Vergine Maria. Però dico una cosa in più. Meditare sull'Immacolata Concezione di Maria significa, per contrasto, comprendere ancora meglio qual è la nostra condizione. Perché se Maria Santissima è l'immacolata, e abbiamo detto che cosa significa? Significa preservata dal peccato. Noi che immacolati non siamo vuol dire che siamo peccatori. Ma peccatori non solamente perché compiamo questa o quella azione, o diciamo questa o quella parola, o formuliamo questo o quel pensiero in contrasto con la legge divina. Ma siamo peccatori potremmo dire così, dall'istante stesso, no, no possiamo dire proprio così, dall'istante stesso del nostro concepimento. Ovviamente non nel senso del peccato personale, ma nel senso di una condizione della nostra natura umana che è fin dal concepimento ferita, segnata dal peccato. Quindi la condizione dell'umanità è quella di essere sottoposta al gioco del peccato ed è la ragione per cui l'essere umano sperimenta la malattia, sperimenta la morte, sperimenta il dolore, tutte cose non volute da Dio originariamente. Noi abbiamo, se noi abbiamo presente il racconto della Genesi, sappiamo bene che Dio in origine non aveva previsto, non aveva stabilito per l'uomo né la morte, né la malattia, né il dolore. La malattia, il dolore e la morte entrano nel mondo in conseguenza del peccato. Quindi tutti noi sperimentiamo dolore, malattia e morte perché l'umanità, da Adamo ed Eva in poi, soggiace sotto il potere del peccato. E allora, per contrasto, tanto è luminosa la condizione di Maria Santissima quanto è tenebrosa la condizione dell'umanità. L'umanità senza il redentore sarebbe, come dice Sant'Agostino, una massa di dannati. E Se noi riflettiamo su queste parole, ci accorgiamo di quanto sono lontane dalla sensibilità dell'uomo moderno, quanto sono lontane purtroppo anche dalla predicazione che ascoltiamo magari nelle nostre chiese, dove c'è una sorta di liberi tutti, tutti, tutti bravi, tutti buoni, tutti santi. E non è così. L'essere umano, in assenza di Cristo Redentore, ripeto le parole di Sant'Agostino, sarebbe una massa di dannati, perché non c'è uomo sulla faccia della terra che non sia dominato dal peccato. Allora solamente l'azione redentrice di Cristo rompe queste catene, ci libera dal vincolo del peccato. Una volta per tutte, morendo sulla croce, Cristo non ha bisogno di compiere tanti atti eh, di redenzione, tanti sacrifici. Cristo compie un sacrificio unico ed eterno, che è la sua morte in croce, che viene ripresentato incruentemente sull'altare ogni volta che viene celebrata la Santa Messa. Il sacerdote quando consacra il pane e il vino e li transustanzia nel corpo e sangue di nostro Signore, li ripresenta e compie. Ripresenta sacramentalmente il sacrificio della croce. Ebbene, quell'unico sacrificio dal valore infinito, che è appunto la morte in croce di Nostro Signore, redime tutti noi. Ma per partecipare al valore redentivo di quel sacrificio, ecco che la Chiesa ci dà il sacramento del battesimo. E se, dove, se ricadiamo nel peccato dopo il battesimo, ci dà il sacramento della, della confessione. Allora vedete questa condizione dell'uomo, di peccatore, di schiavo del peccato. Ecco, torniamo anche al senso originario, etimologico delle parole. Quando diciamo che una persona è cattiva, non ci rendiamo tante volte nemmeno conto che stiamo dicendo che è schiava, perché captivus in latino vuol dire schiavo, prigioniero. Eh, prigioniero di chi? Prigioniero del peccato ovviamente, quindi la persona cattiva è captivus del, del male, del peccato, del demonio. E siccome siamo tutti più o meno cattivi, nel senso che eh, solo Dio è buono e noi Dio non siamo, quindi siamo tutti un po' cattivi, siamo tutti schiavi del peccato, siamo tutti in qualche modo schiavi del male. E allora abbiamo bisogno di essere liberati. E se abbiamo bisogno di essere liberati, abbiamo bisogno di un liberatore, di colui che spezza le catene e ci salva. E chi è che ci salva? Chi è il salvatore se non Gesù Cristo? Allora vedete la necessità universale di Cristo. Cristo non è un optional, non è qualcosa che ci dà qualcosina in più, ma potremmo fare anche a meno. Non è, potremmo dire così, una, un migliorativo. Ma non necessario. Uno dice: Beh, io sono cristiano, ho magari qualche elemento in più, ma insomma, ma alla fine si va bene uguale. No. Cristo è di stretta necessità, senza di lui, ripeto, saremmo una massa di dannati. E allora, ricordare questo significa, ad esempio, e mi fa piacere dirlo sulla Triari Web TV, perché so che è un tema, un tema caro. Ad esempio, eh, dire questo vuol dire confutare alla radice ogni pretesa di secolarismo, di laicismo, di indifferentismo. Perché? Perché l'uomo non sta in piedi da solo, semplicemente per questo. Non è possibile fare a meno di Dio, non è possibile fare a meno di Cristo, perché l'alternativa non è l'uomo da solo o l'uomo con Cristo, è l'uomo schiavo del peccato, l'uomo dannato oppure l'uomo liberato e redento. Quella è la vera alternativa. E allora ogni ambito della vita umana, se vuole essere redento, questo ambito, cioè se vuole essere una, un ambito di luce, di bene, di libertà e non di schiavitù, di tenebra, di male, deve essere illuminato da Cristo, deve essere raggiunto da Cristo, deve essere, diciamolo pure, governato da Cristo. Questo vale per la famiglia, vale per le attività lavorative, economiche, vale per il mondo politico vale per eh, qualunque ambito vale per la cultura, per l'arte, per la musica, per tutto non c'è ambito umano che non abbia bisogno del redentore. E questo ce lo ricorda proprio il dogma che celebriamo eh, che celebreremo l'otto e di cui parliamo oggi. Proprio perché Maria Santissima è così luminosa e così gloriosa, proprio perché ha sperimentato nella forma più alta, più nobile e più radicale la redenzione di Cristo. Pensiamoci un attimo. Noi, quando siamo stati battezzati, siamo stati redenti di un peccato che avevamo già contratto. Quindi il peccato aveva già in qualche modo preso possesso di noi e noi siamo stati liberati. Quindi noi siamo dei liberti, siamo degli schiavi che sono stati affrancati. Eravamo schiavi del demonio, del peccato e siamo stati riscattati da Cristo. Ebbene, Maria Santissima ha sperimentato questa redenzione senza avere mai sperimentato le catene del demonio. Quindi Maria Santissima è così gloriosa e così luminosa perché la redenzione di Cristo l'ha sperimentata nella forma più alta e più totale. Una redenzione così radicale che ha impedito, sin dall'istante stesso del concepimento, che il peccato gettasse un'ombra sull'anima della, della Vergine Maria. Allora, se noi come cattolici guardiamo ammirati, ci, ci rivolgiamo filialmente alla Vergine Santissima, ecco che questo nostro sentimento, questo nostro atteggiamento di dedizione, di affidamento alla Vergine Maria, nasce proprio dal saperla tutta pura, tutta santa, priva di qualunque, di qualunque ombra, di qualunque macchia, e dunque come la creatura più vicina a Dio. Ebbene, se noi abbiamo questi sentimenti, dobbiamo essere anche però conseguenti, logicamente conseguenti, cioè dobbiamo avere anche noi nel nostro cuore il desiderio di essere puri, di essere santi, di essere vicini a Dio non lo saremo mai come la vergine Maria, ovvio, perché la santità della vergine Maria è ineguagliabile, ma ci possiamo accostare, avvicinare, approssimare ed è questa la vocazione del cristiano. La vocazione del cristiano è essere santo. Essere santo imitando nostro Signore Gesù Cristo, imitando nostra Signora Maria Santissima. E allora proprio la solennità dell'Immacolata Concezione ci faccia crescere il desiderio degli, della purezza, mi veniva da dire dell'Immacolatezza, cioè dovremo veramente coltivare l'amore per la santità, per la bellezza divina, per la purezza. Grazie e a tutti voi una buona solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Splendido, grazie davvero. Io volevo solo chiedere una piccola cosa, approfitto perché visto che non ci sono domande ma solo complimenti apprezzamenti. e apprezzamenti. Volevo chiedere, siccome si stanno un po' moltiplicando fortunatamente i rosari pubblici in questo momento in cui... Abbonda il peccato, si dice sovrabbonda la grazia, quindi, questo proprio le persone spontaneamente sentono il desiderio, appunto, di, di pregare di dare anche una manifestazione, una testimonianza pubblica della propria sì. fede e, in particolare, dell'affidamento dell a Maria, proprio sì. perché al contraltare del non prevalebunt, la promessa di Cristo, c'è la promessa di Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E spesso queste preghiere si concludono con la consacrazione, l'atto di consacrazione a Maria Santissima sarebbe lungo l'argomento, ma se ci può dire proprio due parole in chiusura su questo, sull'importanza, sull insomma, il valore del, della consacrazione, perché il Signore ci ha messo a disposizione Maria Santissima perché da cattivi riuscissimo ad affrancarci dal peccato. Certo. E... Allora, come diceva giustamente. Il contraltare del demonio è Maria Santissima. Il demonio è una creatura, quindi non è un secondo dio. Tante volte purtroppo Serpeggia un certo pensiero manicheo, quasi che ci sia il dio buono e il dio cattivo e chissà chi dei due vince. Ecco, noi sappiamo chi ha già vinto, quindi potremmo dire che noi siamo i personaggi di un romanzo di cui conosciamo già il finale. E certe volte le persone, quando leggono un libro, vanno a leggersi l'ultimo capitolo per vedere come va a finire. Bene. Noi cristiani abbiamo la fortuna di sapere già come va a finire il, quel, questo grande romanzo che è la storia dell'universo, perché sappiamo che alla fine Cristo tornerà nella gloria, cieli nuovi e terra nuova, dai cieli, dal cielo scenderà la Gerusalemme celeste e ci sarà il regno eterno di Dio. Quindi come va a finire la storia già lo sappiamo. Quindi non c'è la possibilità di dire ma chissà chi vince, vince Dio o vince il demonio, proprio perché il demonio è una creatura, quindi dipende persino nel suo essere, nel suo esistere, da Dio. Il demonio non si dà l'essere da sé e l'essere del demonio è totalmente dipendente da Dio. Il demonio però è un ribelle, è una creatura che si è ribellata a Dio. Il contraltare del demonio, creatura ribelle, è Maria Santissima. Creatura totalmente obbediente a Dio, totalmente eh, umile di fronte a Dio, e quindi potremmo dire il non serviam di Lucifero è eh, distrutto da, dal fiat di Maria. Ecco perché è così importante ricorrere all'intercessione e anche consacrarsi alla Vergine Maria, perché Maria, come dicevo prima, rappresenta la creatura più vicina a Dio più vicina a Dio per perfezione, noi sappiamo che Maria è santissima, non è solamente santa, cioè la santità di Maria è senza paragone. A noi cristiani viene chiesto nei confronti di Maria quella che con un termine greco è detta iperdulia, cioè non una semplice venerazione, ma una ipervenerazione, potremmo dire così. E, e soprattutto Maria è la madre di Dio, quindi ha un legame. Eh, carnale con Dio. Dio è suo figlio, Maria è l'unica creatura che può chiamare Dio figlio, ecco, pur essendo essa stessa creatura. Insomma, ecco. Quindi il, il vincolo con Maria è fondamentale e proprio nei tempi più difficili i cristiani ricorrono a Maria. Eh, noi sappiamo che nei momenti anche tragici della storia la Chiesa ha sempre invocato l'intervento del cielo attraverso la L'intercessione di Maria e ha proprio invitato il popolo a pregare la Madonna. Basti l'esempio, non so, di Lepanto, San Pio V ha eh, invocato la Madonna perché l'Europa cristiana fosse preservata dall'invasione turca e ci potrebbero fare tanti altri esempi. Allora, siccome noi viviamo tempi veramente bui, eh, dobbiamo ricorrere alla Madonna. Che è il, il, il vero antidoto contro il demonio, cioè è proprio l'antisatana. E non a caso la Madonna è colei che schiaccia la testa al serpente, non a caso eh, io dicevo il, la proclamazione del dogma eh, da parte di Papa Pio IX, ma dopo quattro anni voi sapete che questo dogma è stato approvato dal cielo. Non è non che i dogmi abbiano ogni volta bisogno dell'approvazione del cielo, ma diciamo che il cielo a Lourdes ha voluto confermare il dogma. Di, di, di Pio IX, perché la Madonna a Lourdes si è presentata come sono l'Immacolata Concezione e l'immagine proprio della Madonna immacola, come Immacolata Concezione è proprio la Vergine che schiaccia la testa al serpente e noi sappiamo cosa ha detto la Madonna Fatima, quindi noi veramente dobbiamo essere fiduciosi, speranzosi, non lasciarci atterrire da, dalle brutture che vediamo attorno a noi, anche dall'apparente vittoria, dalla momentanea vittoria del male, perché noi, comunque, se stiamo uniti a Cristo, siamo, diciamo, nell'esercito che ha già vinto. Quindi, eh, la cosa più stupida che possiamo fare è sganciarci da quell'esercito. Eh, se noi restiamo sotto gli standardi di Cristo, la vittoria è assicurata. Non sappiamo quando, non sappiamo come, però la vittoria è assicurata. E per essere ben sicuri di restare sotto gli standardi di Cristo, beh, non c'è cosa migliore che affidarsi alla protezione e alla materna custodia di Maria. Benissimo, sotto il manto di Maria Santissima. Grazie di cuore, Don Samuele. Grazie a voi, grazie a lei. Buona festa e solennità. E grazie, grazie anche a chi ci ha ascoltato. E alla prossima. Alla prossima. Buonanotte a tutti. Buonanotte.